gara che riconcilia col gioco del calcio. Difficile rimanere delusi quando scendono in campo queste due squadre. Noi di EA Sports siamo ovviamente pronti. Se volete sapere di più, rimanete sintonizzati sulle frequenze di EA Sports. Si respira un'atmosfera fantastica, come vedete, sulle tribune, con i tifosi subito caldi per l'emozione di questo match. Pierluigi Pardo e Lele Adani pronti per una sfida davvero interessante. Gara di cui si è parlato molto nei giorni scorsi, vedremo se si confermerà all'altezza. Scendono in campo Albania e Ucraina. Non vedo l'ora che inizi. Ma quando inizia sta partita? Io spero che le due squadre sappiano farci divertire e regalare a questo splendido pubblico una partita all'altezza delle aspettative. Questa è la formazione iniziale dell'Albania. Si schierano con quattro difensori, cinque centrocampisti e una sola punta. L'obiettivo è creare densità nel mezzo, in questo 4-5-1. Rinunciano a qualcosa in avanti, almeno sulla carta, ma i centrocampisti dovranno sacrificarsi a turno per supportare l'unica punta di ruolo. Grande parata questa! Ecco l'11 di partenza dell'Ucraina. 4-5-1 è la scelta del tecnico per questa sfida. È un modulo che bada soprattutto alla robustezza nel mezzo. E vedremo che cosa succederà lì, nella zona chiave del campo, Lele. Mi aspetto una grande spinta da parte dei due esterni in fase d'attacco, Pier. Il loro contributo diventerà... Occhio qui, c'è spazio! 1-0! Gara che cambia subito spartito! Non so se volesse metterla proprio lì, Pier. Fatto sta che ne è uscita fuori una conclusione di rara precisione. La palla è sotto la traversa e il portiere è battuto. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Jim City. Ramadani. Era fallo, ma c'era norma del vantaggio. Lacci. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Sudako. Modric. Insiste nella sua azione. Grande possibilità questa. Allontana Usai. Bairami. Jim City. Ramadani. Asani. Ramadani. Non concede nulla all'attaccante. È in ottima posizione. E con questa rete si riportano in parità. Rivediamo il gol da un'altra angolatura. Un concentrato di rapidità, opportunismo, senso della posizione. Ha avuto un sacco di spazio e ne ha approfittato. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Mikolenko. Sudako. Contrasto vincente e palla recuperata. Asani. Cristian Aslani.
gestito male qui il pallone. Può avanzare sulla corsia. Sigankov. Stepanenko. Zinchenko. Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. Pareggio che regge, provano con il tiki-taka ad aprirsi un varco. C'è la rimessa con le mani. Jim City. Tanti giocatori dietro la linea del pallone, chiara l'intenzione di difendersi e semmai di ripartire. Avanza, palla al piede. Pericolo sventato, molto buono qui il lavoro difensivo. La gioca Tsigankov. Zabarni. Tsigankov. Christian Aslan. Gioco fermo, c'è offside per l'assistente. Stepanenko. Sudako. Ecco Mudrik. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Jim City. Palla per Stracoscia. Fischia l'arbitro, si chiude qui il primo tempo. Ha disputato una buona prima frazione, magari senza acuti eccezionali, ma nel complesso gara sicuramente positiva. Ha offerto un contributo importante alla causa, firmando il gol del pareggio con cui si sono chiusi i primi 45 minuti. È sicuramente tra i più in forma dei suoi. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Aumenta la pressione, vogliono il gol del vantaggio. La perdono. Bairami. Aslani. Mikolenko. Sudako. Entrata ruvida ma corretta. Hisai. Proseguono nell'avanzata. Aslani. Bairami. Ramadani. La gioca lunga. L'arbitro assegna il fallo laterale. Isai. Avanza col pallone tra i piedi. C'è gol efficace, ma concede l'angolo. Lo possono trovare il gol del vantaggio sugli sviluppi di questo corner e l'occasione va sfruttata, come sottolineato anche dai tifosi.
Occhio al tocco in mezzo. Ottimo intervento, senza fronzoli. Jim City. La C. Muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Ramadani. Va al tiro. Palla in rete. Questo gol merita di essere rivisto, è per far vedere come si calcia la palla. Potenza, precisione, c'è tutto in questo tiro. Riprende la gara con l'Ucraina sotto di un gol. Su d'accordo. La gioca Tsigankov. Si fa vedere Tsigankov. Contrasto deciso. Palla fuori. Sarà rimessa. C'è la sostituzione. Abbandona il terreno di gioco. Zubkov. Continua ad avanzare. Tsigankov tiene a bada l'avversario con il fisico, si supera il portiere, sembrava un tiro a botta sicura questo, ma ha reagito in una frazione di secondo. C'è il cambio in arrivo. Palla verso il centro dell'area, angolo che non ha portato a nulla. Interviene, intercetta il passaggio. Ismaili. Aslani. Avanza sulla tre quarti. Isai. Manai. Buono il contrasto. Alexander Zinchenko. E comincia un'altra azione importante a caccia del pari. Prova la botta, si oppone ma non è finita. Risolve lui. Stepanenko. Zinchenko. Un gol importantissimo, voluto e cercato con tutte le forze. La messa con questa conclusione a giro che merita di essere rivista. Esecuzione perfetta, niente da fare per il portiere. Le due squadre sono di nuovo in parità, davvero una partita che regala emozioni. Isai. La C. Gara che andrà avanti per altri due minuti. Matvienko. Mikolenko.
Finiscono i 90 minuti con risultato di parità.